Sì, no, vabbè, qui siamo in onda, vuoi dire qualcosa? No, volevo sapere che cosa è successo, perché io ho saputo solamente come si chiama, dal telegiornale. Cioè, sono tornato a casa e mi hanno detto che a Bari hanno ucciso un ragazzo. Sì, ecco, ora ti spiego, cioè, appunto, è morto un compagno della Federazione dei Comunista, si chiamava Petrone, non ricordo il nome veramente. Benedetto. Benedetto Petrone, ecco, precisamente. È stato ucciso in piazza Massario, meglio, di fronte alla prefettura, all'angolo con la prefettura, e sicuramente dai fascisti. Un altro compagno è stato ferito, però per fortuna ne avrà soltanto per 10 giorni, è stato prima in sala di rianimazione, poi l'hanno portato in clinica chirurgica, comunque la prognosi è stata sciolta dai medici. Come dire, che dirti, se tu vai in piazza Massari, dove stanno mo un 150-200 compagni, vedrai che c'è un clima veramente irrespirabile, e non so se hai sentito quello che abbiamo detto prima, molto molto pericoloso secondo noi. Noi speriamo che qualcuno ci telefoni e ci dica anche le sue impressioni su questo, cioè noi temiamo che domani si ricrei un clima di violenza che, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo ora, farà il gioco del regime. Se domani scapperanno nuove violenze, è inevitabile che questo non farà che favorire il regime stesso, non aiuterà certo il compagno e non aiuterà nessuno, sarà appunto un servizio fatto al regime. Altre informazioni, domani c'è manifestazione a Piazza Massari, sciopero chiaramente nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, organizzato dal sindacato, e verrà il segretario nazionale della FIGC proprio qua a Bari a commemorare il compagno morto stasera. Senti, ma sono già successi casini o no? No, cioè è stata buttata una bottiglia Molotov alla sede della CISNA in via Cheroli, se non sbaglio, e poi mi pare c'è stato un tentativo di incendio, di scassinamento nella sede dell'MSI in via Piccinni, però niente di, per fortuna per ora niente di grave. Ciò che turba è che se tu vai a Piazza Massari vedi le montagnette di pietre e roba di questo genere, roba giustificabile, ripeto, perché io stesso quando ho visto, come dire, gli arbusti. Puoi alzare la voce, scusa. Sì, scusami tu, ma io stesso quando ho visto gli arbusti lì mi sono sentito veramente rivoltare dentro, a come marciare, hanno preso in pratica, non essendoci fiori, hanno preso gli arbusti delle aiuole che stanno lì vicino a Piazza Massari, e questo a indicare il punto dove il compagno è morto. Una cosa veramente. L'hanno ucciso. E mi pare che l'abbiano con un coltello, pare, ma comunque non è questo che interessa, in fondo il problema è che comunque un compagno è morto ed è morto per una violenza che veramente, purtroppo non è che, non possiamo dire non comprendiamo, la comprendiamo perché ha delle sue specifiche ragioni in questa schifosa società in cui noi ci troviamo ad agire e contro la quale noi dobbiamo cercare di lottare. Noi usiamo questo strumento di espressione, quella della radio, per far passare un nostro messaggio, anche il messaggio di altre persone, se è chiaro, in questo momento il nostro, perché nessuno ci sta telefonando dicendoci cose diverse dalle nostre, e noi speriamo che domani la risposta sia rigorosamente non violenta, la migliore risposta che si possa dare a questo regime che vuole la violenza e che vive sulla violenza. Non so se tu volevi dire qualche altra cosa, altrimenti lasciamo libero. No, vabbè, sono perfettamente d'accordo con te, perché se solo dovessero succedere dei casini ci sono tutte le carte. Perché possano succedere. Perché possano succedere. Chiaramente questo andrebbe tutto a favore del regime. Ecco, sì, questo discorso venga capito dalla maggior parte delle persone. Ti ringrazio, ora speriamo che arrivino anche altre telefonate. Bene, grazie, ciao. Sì, ecco, allora sono arrivata un'altra telefonata, io spero che si senta. Tu mi senti? Eccomi, allora dimmi. Allora, volevo dire, sono una delle tante compagne che sono... Pronto? Sì, mi senti? Sente? Sì, penso di sì, sì. Che stanno con presidio in piazza prefettura e volevo informare alla sede dell'MSI e alla CISNAL sono saltate la casa della panna del Peter Lins, il noto fascista locale, e il disco mix del Enzo Di Mora e Lucio Martini, altrettanto noti fascisti locali. Per ulteriori informazioni magari mi farò sentire. Sì, all'inizio ci richiami dopo. Sono profondamente angosciato per quanto è successo a Benedetto. Io ero un professore suo, no? Insegnante. E sono nati 2 anni fa, no? Ecco, e io
vorrei dire alcune cose perché dalle 11 che ascolto, dalle 10 che ho preso la vostra notizia detta da voi, però non ho avuto mai il coraggio di chiamare, anche perché così mi sembrava un po' esibizionistica la cosa. Comunque adesso, al punto in cui è arrivato, diciamo così, sto frammentario dibattito, mi sembra che sia doveroso puntualizzare alcune cose sì che hai detto tu e che qualche ascoltatore ha anche detto, e soprattutto io ho fatto questa telefonata anche perché credo che in questi momenti, se noi crediamo veramente, io sono uno di quelli che devo dire che non credo nel mio lavoro, cioè come insegnante in senso tradizionale, mi fa anche un po' schifo la categoria dei professori eccetera, però ecco, forse io con questo fatto di stasera ho potuto capire quanto importante invece sia il lavoro di insegnante se fatto bene. Cioè io mi sento così toccato da questa vicenda proprio perché sono stato io a portare Benedetto a scegliere questa battaglia. E insomma, sì, capisco perfettamente, però a scegliere anche questo tipo, cioè la non violenza, cioè non violenza nel senso di pacifismo, come qualcuno e molti forse stanno fraintendendo. Ecco, io l'ho detto prima, non so se hai sentito, non violenza significa scegliere diverse armi per una battaglia che si vuole combattere. Sì, appunto, io a questo punto, questo è che volevo precisare, prima di tutto che sia dovere di chi lavora, di chi è insieme ai giovani, insomma, di dire...